Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa quinta lezione sui tutorial dei diagrammi di Bode. Nel video precedente abbiamo visto come tracciare i diagrammi di modulo e fase di quelli che sono funzioni di trasferimento, quindi singole quindi o zero o polo nell'origine. Nel video ancora precedente della parte della costante sappiamo che il diagramma finale viene poi disegnato facendo una somma grafica dei vari pezzi, appunto singoli dei vari grafici. Quindi, comunque sia, andiamo ad analizzare parte per parte in modo poi da poter considerare una funzione di trasferimento un po' più complessa e vedere come si fonde il tutto. In questa lezione andiamo appunto a vedere quello che invece sono i diagrammi sempre di modulo e fase di Bode, di quello che sono gli zeri e i poli non nell'origine, quindi reali negativi. Ci vediamo tra un attimo. Bene, quindi andiamo ad analizzare il nostro caso. Allora, qua ho scritto consideriamo prima il modulo. E poi andremo a vedere la fase, ricordando che S è uguale a J omega, quindi è legato a quella che è la pulsazione. Come andiamo a vedere come si comporta questo grafico? Anche in questo caso proviamo a dare per punti dei valori a omega, la pulsazione, quindi ricordiamo sempre che la si estrapola da questa. Quindi in questo caso, e si può anche il discorso di capire che viene. Il grafico viene spezzato in due parti, viene spezzato in una parte che è una retta orizzontale con modulo 0 in questo caso e un'altra parte che invece è una retta inclinata di 20 dB per decade se si tratta di uno 0 di più 20, se si tratta di un polo di meno 20. Quindi andiamo a vedere come si comporta. Andando a dare dei valori di pulsazione pari a 1 su t, quindi ricordiamo sempre che il t o tau è il numerino che si trova prima o dopo la s, quando abbiamo la nostra funzione di trasferimento in forma, diciamo, classica normale. Poi ci spostiamo una decade dopo, due decadi dopo, oppure una decade prima. Andate, vedete se qua. Una decade prima e un'altra decade ancora prima, quindi 0,01 e così via, e vediamo che cosa succede. Andiamo proprio a calcolarlo. Se lo andiamo a calcolare, vediamo che abbiamo proprio il valore che sale di 20 dB per decade, quindi andando e poi avremo 40, 60 nelle decadi successive. Allora, in questo modo andiamo sempre a disegnare in verde gli zeri e in azzurro il polo, quindi ovviamente sarà piatto entrambi fino al valore 1 su t, che è il valore della pulsazione d'angolo, dopodiché o sale o scende. Allora, andiamo a disegnarlo qui, quindi che io abbia per semplicità di ragionamento andiamo a supporre, lo scrivo qui, che, giusto per posizionarlo, supponiamo che t sia uguale ad 1, così abbiamo 1 su t che è uguale a 1, quindi sarà 10 alla 0 in questo punto qua, e possiamo poi ragionare su decade prima e decade dopo. Quindi in questo caso avremo che disegno un pochino più spesse, così, quindi lo 0 poi andrà a fare decade successiva 20, decade successiva 40, in questo modo, mentre quello che è il polo sarà sempre qui. Un po' più in basso, spero si veda che insomma un po' simili, e poi farà questo lavoro qua. Quindi in questo caso abbiamo detto
meno 20 dB e nell'altro caso più 20 dB più. Magari lo metto qui. No, solo che deve essere legato all'inclinazione, se no vorrei metterlo qui che poi magari sembra che sia un valore. Ok, quindi questo è il discorso. Appunto, andiamo a vedere che se noi diamo ad esempio il valore se, t uguale a 1 e andiamo a ragionare la decade successiva, abbiamo appunto più 20 dB o meno 20 se ovviamente è il denominatore. E poi quando abbiamo omega uguale a 10 alla 2, abbiamo 40 e così via. Se invece ci spostiamo indietro, abbiamo sempre il valore 0. In realtà, in questo punto qui, ricordiamo sempre che c'è un'approssimazione, perché in realtà se noi andiamo a dare il valore, questo valore qua della pulsazione d'angolo, in realtà non ci viene proprio uno 0, ma ci viene un 3 dB. Quindi in realtà questa è poi una curva che rimane più dolce, quindi rimane un qualche cosa fatto. Insomma, oh, non ce la farò mai a disegnarlo, comunque un andamento più dolce, non così netto, ma dolce che sale o dolce che scende. Quindi in realtà sappiamo che è il discorso delle approssimazioni, però il ragionamento è più semplice e più chiaro in questo modo qua. Allora, questa ricordiamo è, lo metto qui, questa qua è la pulsazione d'angolo. Ups, ecco qua. Bene, ecco qua, ho disegnato l'andamento, insomma, più o meno, più dolce che si riesca un attimino a vedere, quindi è a metà, è un 3 dB. E, ok, questo è tutto per quanto riguarda il modulo, visto che il video rimane, se no un pochino troppo lungo, facciamo la fase nella prossima lezione, spero sia tutto chiaro, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo appunto alla prossima lezione.